Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Righi03. Oggi siamo tornati in un nuovissimo video della carriera di Riccardo Bianchetti e la sua Audi F1 sulla stagione numero 2, quindi 2025. Signori, grazie mille a tutti del supporto che state dando a questa magnifica serie. Like, commento e condivisione come al solito. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Importantissimo tutto quanto, signori. Allora, nello scorso episodio siamo stati portati al ritiro dalla nostra macchina che ci ha abbandonato. Purtroppo in qualifica abbiamo avuto problemi meccanici all'ala posteriore. Invece in gara abbiamo avuto problemi di motore e ci siamo ritirati. Esploso il motore. Infatti, come potete vedere, in basso a destra c'è scritto componenti usurati. Poco male e nulla. Quindi vedremo effettivamente di cambiare i componenti e tutto quanto. Vediamo che cosa succederà. Che devo dire? Purtroppo ci siamo ritirati. Non è mai successo. Stagione 1, come potete vedere, non era mai successo. Molto strano tutto ciò. Vedremo di non ripetere questo ritiro che è capitato. Un errore di percorso può starci. Speriamo che adesso non ci siano più nessun tipo di errore. Signori, adesso andiamo a fare il riepilogo come al solito della nostra carriera. Abbiamo la stagione numero 2, round numero 4 da completare. Ci siamo scusati per i guasti durante le prove libere, durante anche il modo della gara. Specialisti, andiamo a definire che cosa fare questo weekend di gara. Dettagli pilota, purtroppo abbiamo diminuito l'apprezzamento, ragazzi. Dopo l'incontro praticamente con Mercedes ci hanno sgamato che avevamo fatto questo incontro segreto. E quindi eccoci qua con l'apprezzamento diminuito del 2%, incredibile. Riconoscimenti, purtroppo non abbiamo potuto portare nessun riconoscimento a casa. I rivalità si sono spariti tutti, abbiamo adesso 6-0 contro Guan Yu Zhou. Il nostro pilota è sceso di overall ovviamente per il ritiro. La macchina non credo che possiamo migliorarla in nessun modo, purtroppo, al momento. Spero che Zhou stia facendo qualche miglioria, assolutamente no, non è possibile per Zhou migliorare la macchina. Classifica invece che vede Riccardo Bianchetti al quinto posto con 28 punti, a un punto da Verstappen, a pochi punti da Leclerc. Ci proviamo appunto a tenerci lì dietro. Zhou in undicesima posizione, neanche a troppi punti da Perez e Stroll. Quinto posto per Kick Sauber Audi ovviamente, per la classifica costruttori. Ragazzi, abbiamo fatto il riepilogo totale, direi che possiamo avanzare. Vediamo se ci arrivano delle risorse che ci possono dare una mano per migliorare la macchina, ma non credo onestamente. Posso dire che non credo, infatti non credo. E andiamo direttamente al Gran Premio del Giappone, signori. Eccoci qua nel nostro weekend di gara. Previsione del tempo tutto a posto, niente da segnalare. Zhou finalmente fa una miglioria. Impatto minore, sì. All'aerodinamica, DRS, benissimo. Cronologia progressi, ci stiamo sviluppando. Gli altri si stanno sviluppando, noi siamo tutti uguali. Gli altri sono andati avanti. Molto male questo. Infatti le stats delle macchine sono queste. Al momento non il massimo per niente. E nulla, raga. Noi ci vediamo direttamente alle qualifiche, ovviamente, con il video. Ci siamo per la qualifica in Giappone. Andiamo a vedere se riusciamo a fare una buona qualifica. Molto difficile controllare in uscita. Settimo posto al momento. Dai. Quattro decimi da Verstappen. Preso i paletti. Dai. Buono, quinto posto non è male per niente, ragazzi. Tre decimi, Zhou Guan Yu in tredicesima. Vedremo che cosa riusciremo a fare in qualifica. Signori, ci siamo, gara, Giappone. Andiamo a correre, che mi piace. Norris parte male con la KTM. Allora ne approfittiamo all'esterno.
Oh, Norris mi porta fuori. Riesco a rientrare nel tracciato. Ci mettiamo in quarta posizione, ma la macchina è pesantissima da guidare in sul guidato, anche se abbiamo un assetto che in teoria dovrebbe andare bene anche su, cioè dovrebbe andare molto meglio sul guidato. Oh mio Dio, larghissima l'Audi di Riccardo Bianchetti. Occhio alla KTM Red Bull di Norris che ci sta dietro. DRS è possibile usarlo adesso, già dal secondo giro. Occhio a Norris. Entrata curva sono forte, in uscita curva non riesco. Sì, nel dritto la CPU va fortissimo, sì. Noto con piacere questa cosa, cioè con dispiacere in realtà. Eccolo qua appunto, Lando Norris che vuole passare con la Red Bull KTM. Nonostante sia più veloce l'abbiamo tenuto, non so neanche io come. Ma adesso col DRS sarà tutta un'altra storia. Ci passa Alonso, ci passa Norris. Vediamo se riusciamo a mantenere il loro passo oppure ci dobbiamo arrendere. Macchine veramente veloci, soprattutto la KTM. Alonso poi vabbè, uno dei migliori in griglia. Terzo giro, sesto posto. Non so dov'è l'altra Audi, nelle retrovie vedo. Male male, male male. L'altra Audi nelle retrovie. Piastri qua dietro con la sua McLaren Mercedes, che vuole agguantarmi assolutamente. Al momento continuiamo ad avere gli RS là davanti con Alonso e Norris che combattono. E la loro battaglia ci dà anche una possibilità di avvicinarci. Vado ad acchiappare Norris, ragazzi, sono veramente veloci. Sono veramente veloci. In tutto ciò l'anteriore sinistra si consuma a vista d'occhio. Non si sa perché solo l'anteriore sinistra, sempre questo solito problema. Prova Piastri. Mi rimetto a fianco e me lo provo a ripassare prima che possa concludere il sorpasso. Occhio a Piastri, veramente molto aggressivo, che voleva buttarmi praticamente fuori. Ragazzi, col DRS. Oh! Eccoli. Ruota ruota con Russell che ci toglie. Gasly, la Lamborghini ci butta fuori e caliamo in decima posizione. Incredibile, ci ha spinto fortissimo, raga. Della corsia dei box e fai attenzione a non superare il limite. Che puttana, oh. Avvertimento, se rallentano come dei malati non è colpa mia. Fateci uscire per favore. Parezio con, sono qua dietro, raga. Siamo nella merdissima. Sesto giro, 14° posto. Dobbiamo spingere bene su questo giro out se vogliamo guadagnare qualche posizione con l'undercut. Ah, si è danneggiata l'ala anteriore, ho capito. La collezione di prima. Ho capito, va bene, dai. Già ho problemi a sterzare, figurati. Dai, dai. Niente, ci passa Perez. Ciao Alex. Quella mod ci sta, voglia. È fighissimo. Nono posto, Piastri è qua davanti e c'ha la gomma meno usurata della nostra. Appena boxato. No, buono per niente. Guardate, nei settori guidati perdo tantissimo. Andiamo a prendere la McLaren Mercedes di Piastri col
con tutte le forze che abbiamo, ma veramente è un dramma con Ala Rotta. È un dramma Ala Rotta per Bianchetti. Parte di scuderia e box. Andiamo a prendere Piastri che è qua davanti. Ah, altri stanno bittando, siamo settimi. Quanto avanti la Ferrari, boh. La Lamborghini mi butta fuori un'altra volta. Stavolta con occhio a Hamilton. Hamilton, che cazzo fai? Noi dobbiamo difendere la posizione sulla Mercedes di Hamilton. Niente. Alla Rotta, uguale, gara rovinata. Se riusciamo a prendere i punti è un miracolo, guarda. No, l'ottava marcia non mi piace. Russell mi ha rotto i coglioni. Guarda come se ne va Hamilton nel settore guidato, incredibile. Qualche ritiro davanti, no, eh? Giro numero 11, posizione numero 11, ragazzi. Vediamo se riusciamo a superare Magnussen con la sua DHL Haas. Ocon, come lo passo, zio cane? So neanche dove straminchia sta. Qualcuno è morto, ragazzi. Attenzione, 1-2 Ferrari. Ci sta. La Ferrari è forte quanto la Red Bull. Direi che ci sta tutta l'1-2 Ferrari. Poi chi cazzo è quello primo? Leclerc o Sainz? Mamma mia, è distaccatissimo dagli altri. Bene, ultimo giro e ci mangiano. Strollevati, che palle. Niente ragazzi, siamo fuori dai punti al momento. Mamma mia, è inguidabile. Alla Rotta è inguidabile. Non dovevo rompere l'ala. Non l'ho fatto apposta, mi hanno inchiodato davanti. Come sempre. Ma vedi un po' te. Giro finale. Ci prova Stroll su Magnussen. Dai, vince Leclerc. Mega solo doppio sorpasso per i punti, ragazzi. O lo facevo o non lo facevo più. O lo facevo adesso o non lo facevo più. 10, decimo posto. Mamma mia, che gara difficile con la Rotta, mamma mia. Signori, abbiamo perso 5 posizioni. Purtroppo per il danno all'ala è stato fatale, purtroppo. Veramente tanto fatale, non saprei. Abbiamo preso i punti veramente come per un pelo, raga, punti. Un punto, ragazzi. C'è un problema, la Ferrari ha fatto doppietta e va benissimo, ovviamente. Poi terzo e quarto la Red Bull. Quinto Alonso, sesto McLaren, male. La Lamborghini pure è andata bene. Raga, non bene per noi. Abbiamo fatto solo un punticino che ci porta al sesto posto. Alonso, Leclerc, Norris, Verstappen, Sainz. La classifica costruttori vede Ferrari prima con Red Bull seconda da un punto. Noi siamo quinti, ma non è facile tenere quella posizione, raga. Vediamo che fare. Va bene, ragazzi. E abbiamo concluso questo episodio. Decimo posto, il nostro finale di gara a Suzuka. Il prossimo è il Gran Premio della Cina. Speriamo di fare bene. Ragazzi, io vi ringrazio. Like, commento e condivisione come al solito. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Tutto ovviamente potete trovare in live nella descrizione del canale. Trovate i link per seguirmi anche quindi su tutti gli altri profili social, tra cui anche Twitch. Ragazzi, io vi ringrazio tutti quanti. Noi ci vediamo in live. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti e ciao da Ricky.